Salve a tutti, oggi sono qui per farvi vedere alcune inserzioni che ho trovato su internet, alcune foto delle inserzioni che ho trovato su internet riguardanti articoli calcistici contraffatti praticamente. Oggi vi mostrerò in questo video alcune foto di inserzioni che ho trovato su internet e le confronteremo alla maglia ufficiale, in questo caso del Milan. Iniziamo. Nella prima foto possiamo notare, che intanto state vedendo sullo schermo, possiamo notare che tutte le caratteristiche principali ci sono, a partire dal colletto con il bordino rosso, il logo dell'Adidas, lo stemma dell'Adidas, il logo del Milan con la stellina sopra e lo sponsor. Però se andiamo a osservare più attentamente, possiamo notare il logo che certifica in teoria l'autenticità, però è assente la scritta Clima Cool. E questi sono i primi indicatori di questa maglietta, che possiamo riconoscere quella maglietta della foto è contraffatta. Passiamo a un'altra foto di un'altra inserzione. Ora vi metto la foto. E in questa foto ci sono tutti gli indicatori che ci fanno credere che questa maglietta sia autentica. Infatti, come possiamo notare, c'è la scritta Clima Cool, c'è il logo di autenticità e ci sono tutti gli indicatori che vi ho mostrato prima. Però se andiamo a osservare attentamente, il colore della stellina non è lo stesso oro, che c'è qui e il cartellino della maglia, presenta tre righe. Le tre righe dell'Adidas anziché il logo della squadra milanese. Infatti, nella foto successiva vi mostro appunto il cartoncino. Le scritte sono le stesse, Official Licensed Product, però non c'è lo stemma del Milan. Proseguiamo. E quindi in questa foto c'è una toppa della Serie A ora non ho al momento la toppa sulla maglia, ma vi posso garantire che questa toppa è falsa, si vede infatti che è cucita e non è la toppa in gomma che ora mettono i club sulle maglie per certificarne l'autenticità. Infatti le maglie contraffatte hanno tutte le toppe che non sono in gomma. Ora questa è la foto che mi ha fatto sorridere, tra virgolette. E sarebbe l'interno della maglia. Possiamo notare infatti che manca il bordino oro e non c'è la scritta Forza Milan, ma c'è una banda gialla, gialla caciotta, se così vogliamo definirla. E inoltre il tessuto che c'è qui intorno alla scritta Forza Milan è molto molto differente rispetto a quello della foto. Ora vi infatti potete osservare la foto. E a guardare bene anche i dettagli del colletto. Il colletto non è molto molto autentico. E altra cosa, un'altra cosa ancora, se potete, infatti, ora vi rimando la foto. Ecco, come avete potuto osservare dalla foto, c'è una cucitura rossa che nella maglia autentica non è presente. Proseguiamo la nostra. Qui c'è un'altra foto molto sfocata che tende comunque a mostrarci il dettaglio che abbiamo fatto notare prima dell'assenza della scritta Forza Milan. Ora vi rimostro la foto. E ve la faccio confrontare per bene con la maglia. E ora la foto più divertente in assoluto. Qui possiamo notare che vogliono mostrarci dettagli Clima Cool e il logo l'autenticità, però non sono quelli della maglia della stagione che è appena conclusa, si è appena conclusa, ma
ma sono i loghi della maglia vecchia. Infatti, come potete vedere, ora vi mostro pure la foto. Nella foto i dettagli sono molto sfocati, mentre qui possiamo notare invece che sono i dettagli della stagione scorsa. Ora l'ultima foto, anche questa è stata la più difficile da decifrare e riguarda i pantaloncini. Questi sono i pantaloncini a stagione in corso. I colori non sembrano quelli autentici nella foto, però potrebbe essere una fotocamera di scarso valore, ora non so. Però la cosa principale da notare è che sul pantaloncino, vicino alla prima riga rossa, ci sono delle cuciture. Ora confrontiamole con quelle del vero pantaloncino, non ci sono cuciture. E avevo trovato in giro una foto nella quale c'era lo stemmino Adidas dietro il pantaloncino nero, però non sono riuscito a ritrovarla, e dove era assente la scritta Clima Cool, che addirittura era riportata davanti. Vabbè, poi questa maglia originale sono stati aggiunti dei numeri. I numeri autentici da applicare sulle maglie, i prezzi si aggirano dai 15 euro in su, intorno ai 15 euro quelli della stagione corrente si trovano. Cosa molto strana è che infatti se noi andiamo ad avvicinare l'inquadratura, questi numeri non riflettono lo zoom. Si può vedere la luce ma non la riflettono. Mentre in alcune maglie contraffatte la stampa dei numeri riflette la luce. Ora, ecco, vi mostro anche il cartoncino dei pantaloncini. Questo è il cartoncino dei pantaloncini, molto simile a quello della maglia. E infine voglio mostrare un prodotto che non sono riuscito a trovarlo contraffatto nel web, e sono i calzettoni. Questa è la loro confezione. E questo è il calzetto. I calzetti, quindi contraffatti, non dovrebbero esserci in giro, infatti i completi ve li vendono solo con maglia e calzoncini. Va bene, le caratteristiche del calzettone della stagione corrente erano avere la scritta ACM davanti e Adidas dietro. Come possiamo notare ci sono le tre righe, due rosse e una nera. E ecco, questo è quanto. Il prezzo dei calzetti più o meno all'inizio stagione è sui 15 euro anche loro. Ora vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, spero di esservi stato utile nell'identificazione di alcuni prodotti contraffatti e vi saluto, ecco, i miei migliori saluti.